stato nello splendido scenario dell'Anfiteatro Romano che è andato in scena alla Bohème di Giacomo Puccini. Il pubblico si è potuto così gustare in una location d'eccezione la storia appassionata di Mimì e Rodolfo in un allestimento coinvolgente che ha visto la regia di Lev Pugliese, sul podio il direttore Alberto Veronesi che ha diretto l'Orchestra Sinfonica di Tbilisi. L'Anfiteatro Romano si presta benissimo a questo tipo di spettacoli. L'orchestra è di grande rilevanza, è l'Orchestra Nazionale di Tbilisi, quindi sta facendo veramente una bella performance. E le arie pucciniane sono quelle che innamorano, no? Trovate Arezzo, città della musica. Arezzo è la città dove Guido Monaco, è il nostro concittadino fantastico, quindi dico, più importante di valorizzare la musica pensando a tante cose, pensando al polifonico, pensando a Arezzo Wave, pensando a questa manifestazione qua, a Puccini, cioè la musica classica, dico, noi siamo veramente importantissimo valorizzare la musica. Arezzo è una location straordinaria nel mondo per questo. La Bohème è la prima delle due rappresentazioni proposte dalla Fondazione Guido d'Arezzo con il patrocinio del Comune, rese possibili grazie alla disponibilità del prestigioso Festival Puccini di Torre del Lago, che ha deciso straordinariamente di replicare alcune produzioni anche ad Arezzo. L'altra è la Tosca ed è in calendario per il prossimo 26 agosto. E mi spiace che non abbiamo potuto allestire più posti dei, credo, 1100 attualmente disponibili per un problema di uscita di sicurezza. Se questa deve essere la risposta della città, ci organizzeremo per far di meglio, per dare più posto.